Tanti auguri a me. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Questa è la mano di Nico e questo è un regalo che Nico ha ricevuto. Ringrazio la mia sorellina che mi ha fatto dono di questo preziosissimo, carinissimo cubo Borg Deluxe Mega Kit. Ce l'ho in valigia da diversi giorni perché sono stato fuori per lavoro e l'ho tenuto lì aspettando di tornare a casa per poterlo aprire. E 7 anni o più, quindi direi che 7 anni li ho già passati, quindi penso che posso godermi questo cubo Borg. Magari di notte mi terrorizzo, ora voglio vedere come è fatto. Ho resistito alla tentazione di andare a guardare su internet com'era costruito. Che cosa era il contenuto? Perché ormai con internet si spoilera tutto, non solamente i film o le serie TV, si spoilerano pure i regali o i contenuti dei pacchetti. Allora, qua c'è il bigliettino, prima parte del regalo, che è un mini manuale. Mini book sui Borg con foto a colori. Già solo questo, 43 pagine. Solo questo vale 'c'è Q. Cubo Borg. Questo è troppo. Ok, messo a fuoco. Questo è uno dei primi incontri tra l'Enterprise e un cubo Borg. Qua c'è Picard quando è diventato Locutus di Borg. Dentro il cubo. Ecco qua, sembra un'altra immagine del cubo. No, non posso farvelo vedere tutto. Oh! Un Borg. Che tra l'altro saranno anche protagonisti del nuovo serial Star Trek Picard. Qui c'è la regina Borg. Mi spiace solo che in inglese, il mio inglese non è il massimo. Questa forma di prisma è la nave madre della regina Borg, si trova nell'Unimatrice. La trovate anche in Star Trek Online. Qui c'è sempre la regina Borg che non è tanto simpatica. È molto cattiva, ma andiamo a spacchettare! Aspettavo ancora gli auguri in maltese, ma non mi sono arrivati. Oggi ho ricevuto una sfilza di auguri via messaggi da tutto il mondo. Mi messaggiano tutto il mondo. Ok. Cartacce via. Base a forma di comunicatore della flotta stellare. Qui abbiamo il bel cubetto Borg. Qui ci stanno le batterie e qui ci sta la base. Vediamo che succede. Allora, ah, qui c'è. Non me ne ero mica accorto. Per mettere in funzione il cubo Borg. Ora, immaginate questo qua di notte mentre dormite al buio. Vi svegliate. Ok, lo utilizzerò per terrorizzare tutti in famiglia la notte. E con questo io concludo. Vi lascio il link in descrizione su dove acquistarlo se volete terrorizzare qualcuno a casa o se siete anche voi fan di Star Trek e dei Borg. Ringrazio la sorellina e da Nico è tutto. Buon compleanno a me, ragazzi, e ciao. Oggi niente faccia, solo mani. E ricordatevi che